perché fare fotografia all'infrarosso? Mi piace molto l'idea e trovo molto affascinante l'idea del fatto di fotografare un qualcosa che effettivamente non è esattamente quello che vedo. Mi piace tutto il processo che c'è dietro nel smontare e ricostruire una macchina e rimetterla insieme. Mi piace il fatto che vado, scatto e poi torno a casa e c'è ancora tutta una parte di lavoro da fare. È una cosa che è nata come una curiosità, come un divertimento, come un affetto per la mia Nikon D100 che non volevo dismettere e volevo farne qualcosa. E proprio in questo senso poi dalla sperimentazione è diventato uno studio e una ricerca. Eccoci qua. Ho letto qualche tempo fa un libro che si intitola Nulla accade per caso, che mi ha colpito, ve lo consiglio. Racconta di come si percepiscono delle combinazioni assolutamente incredibili in quello che avviene e come apparentemente ci siano dei disegni sotto, cioè ci sia un percorso quasi misticamente guidato, perché è impossibile che ci siano delle coincidenze di questo genere. E nel raccontare le cose così, a mano svela una chiave di lettura, che è: le cose succedono, e ne succedono miliardi di cose, e ci passano inosservate, tranne quelle che assomigliano alla nostra aspettativa, alla nostra proiezione, a quello che noi sentiamo. Quindi nell'avvenimento, negli avvenimenti che ci circondano, tendiamo tutti a notare, a vedere quello che vorremmo percepire, che ci aspettiamo di percepire, che in qualche maniera assume un senso, e quindi in una serie di puntini confusi leggiamo una matrice che è quella che ricalca il nostro sentire. Per cui tutto avviene per caso, ma ciascuno di noi dà una lettura che non è casuale, è funzionale alla propria. In pratica vediamo quello che percepiamo, non le cose come sono. Questa manfrina per introdurre la chiacchierata di Raffaele. Canepa o canepa? Canepa. Canepa. Che è una persona la cui curiosità intellettuale e la cui disponibilità a fare ricerca l'ha portato per manina a specializzarsi in un settore, in un genere di fotografia che apparentemente occupa una nicchia nella nicchia. Forse era molto conosciuto quando si lavorava in analogico su pellicola, ma adesso che questa parte di alchimia è venuta un po' meno in tante attività, è un ripescare quel qualcosa attento e curato che la fotografia all'infrarosso richiede in un mondo che è eccezionalmente di corsa, per svelare un mondo che è non come è, ma come lo possiamo percepire, lo vogliamo percepire, e ci porta la tecnica a percepire. E dopo questa pistolettata di introduzione passo la parola a lui, che ha qualcosa di più intelligente da dire. Buonasera. Questa sera vi racconterò qualcosa sulla fotografia infrarosso, vi racconterò il percorso che io ho fatto in questa tecnica. Iniziando un po' per caso, la mia formazione non è una formazione fotografica, ma cinematografica. Vengo dal mondo della produzione audiovisiva, l'ho fatto per 20 anni. Circa 10 anni fa, quasi per caso, ho iniziato a lavorare come fotografo sui campi da golf, a fotografare golfisti. Il campo da golf si presta molto bene alla fotografia infrarosso, vedete il perché. Questa è una delle prime immagini che ho scattato, e potete vedere subito come la vegetazione risulti così luminosa, chiara, evidente, i cieli così contrastati, e crea questi paesaggi onirici, surreali, dalle atmosfere molto sospese. Mi sono trovato in un ambiente che appunto si prestava a questi esperimenti, vecchi corpi macchina che erano inutilizzati in un cassetto, li ho convertiti io stesso per la fotografia infrarosso, semplicemente all'inizio per non buttarli via. Quando ho scoperto che il sensore è estremamente sensibile alla luce infrarossa
e viene proprio filtrato in fabbrica per evitare questa contaminazione da questo tipo di luce, ho iniziato ad aprire le macchine fotografiche, a smontarle e a vedere cosa succedeva. Avevo fatto esperimenti in pellicola, quando ancora lavoravo con le macchine di mio padre, difficilissimi da gestire, perché chi di voi ha provato sa che sono pellicole delicatissime da trattare, che non devono prendere sbalzi termici, che devono essere caricate al buio totale, che vanno mandate a sviluppare nei laboratori specializzati, insomma, estremamente costoso e poco pratico per poter fare queste cose. E quindi nel momento in cui la mia vecchia Nikon D100 è finita nel cassetto perché non più adatta alla qualità richiesta dal lavoro, l'ho smontata e ho iniziato a fare fotografia all'infrarosso, che all'inizio era sicuramente molto sperimentale e semplicemente un scattiamo e vediamo cosa viene fuori. Queste sono immagini, queste prime immagini che vi mostro sono immagini straight out of the camera, non c'è nessun tipo di post-produzione se non un bilanciamento del bianco fatto in macchina. Prego. E significa semplicemente che esattamente come per la luce diurna o per la luce al tungsteno si bilancia il bianco in modo che non venga né blu né giallo, per la fotografia infrarosso il bilanciamento del bianco si fa inquadrando un manto erboso illuminato dal sole. Non è bianco, è verde ai nostri occhi, ma è il punto di riferimento della luminosità neutra per la fotografia infrarosso. Immagini sicuramente molto spettacolari, dalle quali già cominciamo a vedere le prime caratteristiche. Le piante bianche, l'acqua nera, questo corso d'acqua che vedete qui in primo piano è molto scuro, i cieli contrastati, ora in questa foto meno, ma sicuramente si nota molto di più in questa, dove ancora troviamo vegetazione bianca. Immagini rosse e immagini blu. Perché? Allora, tendenzialmente quello che esce dalla macchina assomiglia molto di più a questo. Andando noi a tagliare tutta la parte visibile della luce e lasciando che il sensore riceva solo le frequenze più vicine all'infrarosso, c'è una contaminazione da parte del rosso e quindi le immagini escono tendenzialmente in questo modo. Le prime immagini invece virate al blu che voi avete visto è un procedimento estremamente semplice di post-produzione in cui semplicemente si scambiano i canali del rosso e del blu e si invertono le dominanti e quindi anziché avere questi cieli rossi, queste acque rosse, con un procedimento molto semplice si può arrivare a un risultato che è cromaticamente opposto rispetto a questo. Di nuovo cieli contrastati, vegetazione chiara. A seconda del tipo di vegetazione cambia il tono di grigio delle immagini. Ogni pianta ha una sua particolare frequenza di emissione, per cui addirittura in realtà negli Stati Uniti usano fanno fotografia aerea all'infrarosso per trovare le piantagioni di marijuana, perché c'è una frequenza specifica di emissione per cui con dei filtri estremamente selettivi riescono a vedere le macchie bianche di quella specifica pianta. Il dettaglio dell'immagine è vivissimo e nitidissimo, potete vedere in fondo le montagne sulla destra dell'immagine. Perché l'infrarosso passa attraverso la perturbazione atmosferica, per cui questa stessa immagine scattata nel visibile probabilmente non avrebbe avuto quella nitidezza dei profili delle montagne che potete vedere là dietro. Questo è, se vogliamo, l'esempio più semplice e più banale di fotografia infrarosso, ovvero quella che ritrae i paesaggi naturali. Paesaggio naturale si presta molto bene proprio per i motivi che abbiamo appena visto. Se voi fate una ricerca su Google come infrared landscape, questo è quello che viene fuori. E vedete dove ci sono cieli blu, dove ci sono cieli rossi, vedete qualcosa tendente al viola in alto al centro. Quella lì è un'immagine straight out of camera, sicuramente non trattata. Qua, seconda riga, questo è un falso colore. Tutte cose che adesso vedremo, andremo a vedere cosa significa e come si ottengono.
vedete però la sovrabbondanza di fotografie all'infrarosso in quello che è la fotografia di paesaggio naturale. Ricchezza del dettaglio mi ha portato poi a sperimentare altre strade, provando l'infrarosso sull'architettura, sul paesaggio urbano e sul ritratto, con risultati molto interessanti. Quindi le caratteristiche fondamentali dell'infrarosso sono il cielo scurissimo. Questa foto è stata scattata nelle ore centrali della giornata e il cielo appare nerissimo. Perché? Ovviamente perché scattering di luce blu da parte del cielo, che è dalla parte opposta delle frequenze dell'infrarosso, per cui il sensore non legge niente, non riceve niente dal cielo. Un dettaglio estremamente nitido, la vegetazione bianca. Alberi bianchissimi, con l'eccezione delle conifere. Le conifere non riflettono nell'infrarosso, e infatti vedete quella pino, larice, non ho idea di cosa sia, l'unica pianta che appare nera, e proprio per questa caratteristica di questo tipo di vegetazione. Il contrasto dei cieli e l'acqua estremamente scura. Parco Sempione, questa è una foto scattata un paio di inverni fa, e il contrasto fra le nuvole e il cielo viene accentuato enormemente. Nel visibile sarebbe stato un cielo leggermente azzurrino con una foschia piuttosto uniforme, mentre l'infrarosso ci permette di tirare fuori il contrasto dei cieli e delle nuvole, proprio perché invece le nuvole riflettono moltissimo la luce infrarossa e quindi creano questo contrasto molto forte. Se mi permettete una divagazione un po' più tecnica, di cosa stiamo parlando? La luce è un'onda elettromagnetica, per cui le caratteristiche fondamentali sono la lunghezza d'onda, quindi l'ampiezza con cui vibra l'onda o la frequenza, quante vibrazioni stanno in un secondo, in un'unità di tempo, e l'ampiezza ci dà il colore della luce. Più la luce vibra velocemente, più sono vicini i picchi, più siamo verso il blu. Man mano che si allungano andiamo verso il rosso, oltre scendiamo nell'infrarosso, e quella è la parte che interessa a noi. L'ampiezza ci dà invece l'intensità della luce. Quanto sono alti questi picchi ci dice quanto è forte una luce, quanto è intensa la lettura da parte del sensore. Per cui da questa parte voi potete vedere un'onda blu che è di frequenza elevata ma di bassa intensità, una luce rossa, e siamo sui 700 nanometri, che è il limite della luce visibile, che è di maggiore intensità ma ha una frequenza più ampia, e l'onda grigia rappresenta l'infrarosso, che è estremamente intensa ma invisibile all'occhio. La macchina fotografica, al contrario, è in grado di leggere queste frequenze. Questa è la radiazione elettromagnetica in tutto e per tutto. La parte che noi riusciamo a vedere è quella piccolissima banda fra 400 e 700 nanometri, milionesimi di millimetro, che va dal viola, dal blu-viola, fino alle frequenze del rosso. Convenzionalmente il limite dell'infrarosso è posto a 700 nanometri, vuol dire che tutto ciò che è più lungo di 700 nanometri è invisibile per i nostri occhi. È esattamente come, questo è un paragone meccanico, ma come gli ultrasuoni non sono udibili dal nostro orecchio mentre lo sono dall'orecchio di un cane, i famosi fischietti che richiamano i cani che noi non riusciamo a sentire, così noi non possiamo vedere la radiazione infrarossa, ma la macchina fotografica sì, e legge questa banda che è ripostata sotto, fra 700 e forse 1200 è un limite un po' esagerato, forse arriviamo ai 1100, ma questa è la banda luminosa sulla quale andiamo a lavorare con la fotografia ad infrarosso. Confrontando la visione del nostro occhio con quello della macchina fotografica, questa fondamentalmente è la differenza. Noi vediamo quella banda di 300 nanometri, la macchina arriva a vedere molto oltre. Tanto che quando escono
di fabbrica le macchine hanno un filtro davanti al sensore che blocca la radiazione infrarossa che altrimenti andrebbe a contaminare l'immagine, creando problemi di fuoco, creando problemi di luminosità assolutamente falsate e andando a contaminare tutti i colori così come appaiono a noi in maniera naturale. Quindi la macchina, proprio davanti al sensore, ha un vetrino azzurro, se voi la aprite e guardate dentro alla reflex riuscite a vedere dei riflessi azzurri, e la macchina ha questo filtro posto davanti all'ottica che blocca tutto ciò che è più lungo di 700 nanometri. Quello che io faccio in realtà è smontare, aprire la macchina fotografica, smontare quel filtro davanti al sensore e poi chiudere l'ottica con un filtro che invece mi blocca tutto quello che è visibile. Per cui da 400 a 700 non passa più niente, viene assorbito dal filtro. Sono filtri attraverso i quali non si può vedere, se lo mettete davanti agli occhi è nero opaco completamente. E lasciando invece passare le frequenze più lunghe dei 700 nanometri. Quindi in realtà, tecnicamente, quello che mostrano le immagini che avete visto prima è invisibile ad occhio nudo. Quantomeno in termini di luminosità, sono luminosità che il nostro occhio non è in grado di percepire. Come si converte una macchina fotografica? Il procedimento è molto semplice, si svita, si apre, si smonta, si tira via il sensore e si rimonta tutto. È un procedimento tedioso e da fare con estrema attenzione, non tanto per la delicatezza delle componenti, ma perché sono centinaia di viti. Piccolissime e rognosissime da andare a rimettere a posto, per cui bisogna proprio farsi un bello schema con tutti i passaggi e mettere in ogni casellina le viti che si smontano ad ogni passaggio e tanto poi ve ne avanzerà sempre una. Ma per darvi un'idea, una delle ultime Nikon che ho smontato, io e mio caro amico oggi qui presente, che è fido collaboratore in queste operazioni, abbiamo tirato via 74 viti da un corpo macchina. Immancabilmente si sporcherà il sensore, entrerà polvere, però queste sono tutte cose rimediabili abbastanza facilmente. Il processo di per sé non è un processo complicato, è più semplice farlo su magari macchine più vecchie e tendenzialmente delle reflex. Vi spiegherò poi perché le compatte comportano dei problemi nella conversione. Tutte le reflex, se avete una vecchia reflex in un cassetto che non usate più, soprattutto quelle che non hanno il sistema di live view, che non hanno la possibilità di vedere in diretta quello che state facendo, sono estremamente semplici da smontare e da rimontare. Da quando è entrato il live view le cose si complicano un po', perché ovviamente l'elettronica dentro la macchina è molto più complessa e quindi anche andarla a smontare bisogna iniziare a dissaldare, non si tratta più di svitare e sfilare connettori, l'operazione diventa un pochino più complicata. Ci sono due modi di convertire una macchina fondamentalmente. Una volta rimosso il sensore davanti all'ottica, possiamo lasciarla o defiltrata e quindi full spectrum. La macchina legge tutto, dai 350 ai 1100 nanometri, tutto quello che c'è. E quindi i filtri li metteremo davanti all'ottica. Questo ha il vantaggio, intanto, ci permette di cambiare filtri, usare filtri con tagli diversi su diverse frequenze. Noi possiamo decidere che in realtà vogliamo tagliare ad esempio a 850 nanometri e tenere solo la parte più bassa dell'infrarosso, o vogliamo tenere dentro una parte del visibile. Esistono tutti i filtri che danno risultati diversi, che si usano per ottenere effetti diversi, e vedremo più avanti quali sono i diversi risultati di questi filtri. L'alternativa è quella di sostituire il filtro che sta davanti al sensore con un filtro di uguale dimensione che blocca la luce visibile. Questo ovviamente è una modifica definitiva della macchina, perché una volta montato quel filtro la macchina rimane filtrata per quelle frequenze e non si può più cambiare, e crea un problema con l'autofocus. Crea un problema sulle lenti con l'autofocus, perché le reflex hanno il sensore del fuoco e il sensore d'immagine separati. Per cui se noi mettiamo un filtro infrarosso davanti al sensore d'immagine, il sensore del fuoco continuerà a leggere la messa a fuoco per la luce visibile,
che non è la stessa che abbiamo sulla luce infrarossa. Voi sapete che le lenti sono costruite e ingegnerizzate proprio per ovviare a questo problema della messa a fuoco differente delle diverse frequenze della luce su diversi piani focali, sono ingegnerizzate proprio per riportare tutte le frequenze luminose, quindi in poche parole il blu e il rosso devono mettere a fuoco sullo stesso piano, mentre il rosso tende a mettere a fuoco più vicino all'ottica rispetto al blu, il blu mette a fuoco più indietro. Le lenti sono costruite e ingegnerizzate per ovviare a questo problema, ma sono fatte per la luce visibile, non per l'infrarosso. E quindi questo crea tutta una serie di problemi che poi vi mostrerò con proprio delle foto con dei difetti che vengono fuori e che sono abbastanza inevitabili, fanno parte del gioco. Il fatto di montare invece un filtro davanti all'ottica dà l'inconveniente che se non c'è un sistema di live view non vedi quello che stai fotografando, per cui un po' te lo devi immaginare. Sai che in macchina hai un grand'angolo, sai che stai lavorando a diaframmi chiusi, punti, scatti, guardi cosa viene fuori, ti correggi e vai sempre un pochino a caso. C'è il vantaggio che i sistemi autofocus continuano a funzionare perfettamente senza bisogno di ricalibrarli e il vantaggio di poter sostituire, cambiare i filtri e sperimentare con diverse intensità dell'infrarosso. Io ho iniziato con una Nikon D100, che è stato il primo corpo macchina che ho convertito, e da allora tutte le volte che ho fatto un upgrade nei corpi macchina per quello che è il lavoro quotidiano normale, le macchine vecchie sono state smontate e convertite, a questo punto ne ho 7 per la fotografia infrarosso. Processo di conversione, come vi dicevo, è piuttosto semplice. Io ho convertito 4 reflex ed è andato sempre tutto a buon fine, funzionano perfettamente, e ho convertito 3 compatte che invece qualche problema me l'hanno dato. Una Lumix piccolina, una vecchia Lumix che mi mette a fuoco solo in grand'angolo, ho una Canon, una PowerShot che mi mette a fuoco solo in teleobiettivo, e ho un'altra Lumix micro 4 terzi che invece non mette a fuoco mai, quella è proprio presa e da buttare, però fa parte del gioco. Credo che questa cosa derivi dal fatto che nelle reflex c'è una tolleranza maggiore proprio nella battuta dei fuochi, per cui nelle compatte dove è tutto più piccolo, è tutto più ristretto, evidentemente il piano focale, cioè proprio il meccanismo secondo cui si spostano le lenti, va a spostare il piano focale in un modo per cui una mette a fuoco al grand'angolo, l'altra mette a fuoco solo in tele, l'altra non mette a fuoco mai. Credo che sia un problema legato alle tolleranze, ma è un'idea che mi sono fatto io semplicemente vedendo la differenza di errore e di difetto fra le varie macchine e la differenza rispetto alle reflex, all'usare un'ottica scorporata che permette delle tolleranze maggiori anche solamente per la maggiore dimensione del tutto. Cosa significa defiltrare la macchina? Allora, questo è uno dei miei grafici preferiti, io lo trovo bellissimo. Allora, rappresenta fondamentalmente la curva bianca che voi vedete in alto è la risposta del sensore digitale alla luce, alle diverse frequenze della luce, senza nessun tipo di filtro davanti. Questo è un sensore digitale puro che registra solo la luminosità. Davanti al sensore digitale c'è la cosiddetta matrice di Bayer, che è questa scacchiera rosso-verde, 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 verde-blu, 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 e sono ogni pixel è filtrato e coperto da un colore diverso, per cui quel singolo pixel andrà a registrare la luminosità di quella specifica componente del colore. Perché rosso-verde-blu? Perché sono gli stessi colori che noi percepiamo con gli occhi. Noi abbiamo i sensori, i ricettori per il rosso, per il verde, per il blu. E il senso di costruire il sensore digitale e di filtrarlo in un certo modo è proprio quello di avvicinare la lettura del sensore il più possibile a quella dell'occhio umano. La linea viola, che taglia le curve blu, gialla, che dovrebbe essere verde, e rosse,
La linea viola è proprio la curva con la quale il filtro va a tagliare la lettura del sensore per equipararla il più possibile all'occhio umano. Nel momento in cui noi andiamo a smontare la macchina e a tirare via il filtro, ci liberiamo di quella linea viola. E quindi cosa succede? Guadagniamo qua in questa zona dei blu, guadagniamo sensibilità, ma soprattutto è tutta questa zona dei rossi e degli infrarossi, e il verde e il blu che man mano che si affonda nella radiazione infrarossa acquisiscono sempre più luminosità, diventano sempre più intensi. C'è la possibilità anche in realtà di eliminare la matrice di Bayer, che è la scacchiera rossa, verde, blu di cui vi dicevo prima, ma è un'operazione a mio modo di vedere inutile, perché a questo punto avremo un sensore puro che registra su ogni pixel la luminosità senza fare differenze fra il canale del rosso e gli altri colori, il verde e il blu, che poi si equivalgono, quindi limitando le possibilità in post-produzione. Mentre così in post-produzione abbiamo due canali molto diversi e distinti, il canale del rosso e quello del verde e del blu su cui possiamo lavorare, dovessimo defiltrarla ulteriormente andiamo a perdere questa possibilità, per guadagnare poi in sensibilità qualcosa che è poco interessante e che non ci aggiunge nulla. Dai primi test sul campo da golf sono passato poi a lavorare sulle architetture, e passando in realtà dalle automobili, lavorando proprio per eventi del golf organizzati da brand automobilistici, ho iniziato a scattare foto di automobili in questi contesti naturali, che devo dire sono state molto apprezzate, sono state trovate molto spettacolari da marketing, direzione, tutti quanti, e poi ovviamente non se ne è fatto nulla, non gliene fregava niente a nessuno. Bravo bravo, bello bello, però te le tieni tu, ok. Il dettaglio, questo è un falso colore, questo ad esempio è un falso colore molto spettacolare come effetto, però poi affronteremo questa cosa. Proprio lavorando in realtà sulle macchine, sulle strutture metalliche, sul vetro, è nata l'idea del primo progetto impostato sull'infrarosso, che è Milano, fotografata all'infrarosso. Questa è forse una delle foto più emblematiche e più significative, Piazza del Duomo. Questa è scattata in pieno giorno. Questo cielo nerissimo è un cielo invernale di una splendida giornata con un cielo blu incredibile. E il passaggio all'architettura e al bianco e nero, a questo punto per il progetto su Milano ho scelto il bianco e nero, per cui una desaturazione completa dell'immagine. E il passaggio alle architetture e al progetto su Milano mi ha portato anche a iniziare a lavorare in post-produzione in maniera più pesante, quindi lasciar perdere il JPEG che usciva direttamente dalla macchina, scattare in RAW e cominciare a lavorare intensamente sui livelli di luminosità, sul dettaglio e su tutto quello che poteva andare a tirar fuori le caratteristiche dell'infrarosso. Cieli sempre molto drammatici. Caratteristica poi di questa serie è la totale assenza di figura umana, e cercando proprio di inserire quelli che sono gli elementi architettonici della città, gli elementi architettonici rappresentativi della città, in un contesto dove sì, c'è la natura, c'è il paesaggio naturale, ma non è l'elemento centrale della fotografia. Questa è una di quelle in cui, se vogliamo, l'elemento naturale è più invasivo e più presente, ma tendenzialmente l'ho sempre voluto usare come elemento collaterale. Adesso probabilmente da lì non riuscite ad avere una risoluzione sufficiente, ma sulla facciata del piccolo teatro sono visibili tutti i mattoni perfettamente, il dettaglio e la nitidezza, lo stacco fra le linee è molto molto netto, e questo dà alle immagini un'atmosfera
surreale, è una, io le definisco immagini silenziose, perché c'è proprio questa assoluta immobilità del tutto, che io credo derivi appunto non solo dall'assenza di figura umana, ma anche proprio da questo dettaglio che è abbastanza innaturale. Sono immagini incredibilmente incise. Questo cielo sembra messo dopo, questo sembra un cielo finto, in realtà era veramente il cielo di quel giorno o le centrali della giornata, e questo è forse uno dei risultati più evidenti e più spettacolari dei contrasti che si ottengono con l'infrarosso nel cielo diurno. Diventa così il progetto su Milano un terreno di sperimentazione su diversi aspetti che riguardano l'infrarosso. Lo stadio di San Siro, sempre con le stesse caratteristiche di immagini. Sono andato poi, l'ho portato verso una ricerca sempre più minimalista. Io amo molto questa foto di San Siro con tutto questo nero sopra, piuttosto che le nuove torri di Milano, in cui vengono fuori solo gli elementi caratterizzanti. Un'altra cosa curiosa, questa immagine l'ho messa proprio per questo, sono i riflessi. Vedete come la facciata specchiata riflette le nuvole del cielo? Questa è una cosa che io avevo già notato in realtà fotografando le automobili sugli eventi golfistici. I vetri delle automobili riflettevano tantissimo tutto quello che stava intorno, e immagino che questo derivi dal fatto che proprio nel concetto di costruzione del vetro di un'automobile o del vetro di un edificio ci sia l'idea di tenere fuori il più possibile la radiazione inutile, per cui facciamo entrare solo la luce, non facciamo entrare l'infrarosso perché porta calore, perché sennò all'interno scalda. È vero, non siamo ancora nell'infrarosso termico, però è tutta energia in più, alla fine dei conti, che entra e che quindi deve essere lasciata fuori. Per questo motivo, appunto, i vetri più moderni, le architetture moderne e le automobili, hanno questa caratteristica di questi riflessi così forti e così intensi di tutto ciò che sta attorno. Terreno di sperimentazione. Comincia proprio con gli obiettivi. Allora, abbiamo visto che questo è il setting con cui io vado a lavorare sul campo, per cui tolgo completamente la componente visibile della luce, lascio che al sensore arrivi solo la componente infrarosso e quali lenti usare per fare, quali sono le ottiche più adatte e le ottiche migliori. Impossibile a dirsi. Uno deve andare e provarle, perché gli obiettivi sono costruiti e ingegnerizzati per la luce visibile e non per l'infrarosso. Per cui tutti quelli che possono essere i difetti di diffrazione, aberrazione cromatica, che sono nell'infrarosso, che non dovrebbe arrivare alla macchina, semplicemente non vengono presi in considerazione. Per questo motivo, tendenzialmente, le ottiche vecchie hanno un risultato che è piuttosto buono in infrarosso. Io oggi come oggi uso un 16-85, che è uno zoom che funziona molto bene nell'infrarosso. In realtà dà dei problemi, adesso vi mostrerò quali sono i problemi più caratteristici. Uso un vecchio 20 mm manuale e un 35 mm, sempre manuale. Gli schemi ottici più vecchi sono intanto più semplici e poi soprattutto non si usavano né vetri speciali, né vetri, né coating antidiffrazione che ottimizzano le ottiche moderne per il visibile, ma che non hanno nessun influsso, nessuna influenza sull'infrarosso. E quindi, se vogliamo, nella curva di qualità dell'immagine delle ottiche moderne c'è una curva molto alta, una qualità molto alta in tutto quello che è visibile, che poi precipita nell'infrarosso proprio perché le ingegnerizzazioni sono talmente mirate che funzionano solo su quella banda. Quando si lavorava con vecchie ottiche, con i vetri che venivano, se vogliamo, l'andamento della qualità era più omogeneo e quindi, se anche nell'infrarosso qualcosa si perdeva, però la caduta di qualità non era così forte e così importante come invece adesso è sulle ottiche moderne. Per questo motivo, tendenzialmente, io
uso vecchi obiettivi. Questa è una delle immagini che mi ha dato più problemi e maggiori difficoltà proprio con i difetti, e adesso vi mostrerò un dettaglio della zampa del cavallo, dove qua si vede molto bene intorno alla zampa anteriore dove ci sono gli spigoli delle architetture, sulle ringhiere si vede l'aberrazione cromatica. Questa è proprio è esattamente lo stesso difetto per cui nel visibile possiamo vedere un alone azzurrato o leggermente verde, dove ci sono spigoli vivi, dove la luce incide e viene deviata in maniera molto netta a seconda delle frequenze. Questo è uno dei difetti che viene fuori e che è, ahimè, assolutamente ineludibile. I diaframmi di riferimento sono diaframmi intermedi. Con l'infrarosso direi che i risultati migliori si ottengono fra 8 e 16, o sì, più o meno quelli valori, perché sotto tendenzialmente l'immagine si ammorbidisce troppo, per cui c'è una perdita di dettaglio. Andando sopra, il diaframma troppo chiuso crea problemi di aberrazione cromatica molto molto più evidenti di questi. E, anche lì però non è una regola, è un'indicazione. Queste immagini sono state scattate con il 1685 di cui prima io decantavo le qualità, e dipende dalle ore del giorno, dipende dall'angolo di incidenza della luce. Io non ho idea perché. Qua riuscite a vedere un alone, questo alone circolare che pervade l'immagine, che lì per lì dici, va bene, hai davanti un soggetto bianco così luminoso, così forte, che ti crea questo alone. No, in realtà no, perché qua mi presenta esattamente lo stesso difetto, e nel momento in cui io sono andato a fare una panoramica, voi vedete che pur cambiando al centro del fotogramma, cambia il soggetto, cambia la luminosità del soggetto che sta al centro del fotogramma, ma quel tipo di difetto rimane sempre uguale e non si sposta nel fotogramma, per cui evidentemente non è un qualcosa che dipende dal soggetto che sta inquadrando, dipende dall'angolo di incidenza della luce, e io non ve lo so dire, cioè non so darvi una spiegazione, perché se guardate il paletto che sta in basso, il sole è alle mie spalle, non è luce in macchina quella. Questo è quello che si chiama il hot spot ed è uno dei difetti più grossi e più evidenti dell'infrarosso, che compare appunto, come vi dicevo, senza una regola, senza una regolarità e senza un motivo, e non è detto che se la prima volta che uscite provate una lente e vi dà un hotspot sia effettivamente una lente da buttare, da provare e riprovare in diverse situazioni. Curioso quando mettete insieme una panoramica che vengono fuori appunto questi aloni. Questa è una vecchia ottica Nikon, il puntino nero sopra il 5-6 è quello che ci dà il riferimento per la messa a fuoco, per la ghiera dei fuochi. Sopra 8, sopra il diaframma 8, c'è un puntino rosso, quello è il riferimento per l'infrarosso. Un tempo in pellicola come si faceva? Ovviamente nel momento in cui hai un filtro davanti all'ottica che blocca il visibile, se guardi nel mirino della reflex non vedi niente, il visibile non passa. Per cui si faceva macchina sul cavalletto, messa a fuoco nella luce, nel visibile, poi si montava il filtro e la calibrazione presa veniva spostata sul riferimento dell'infrarosso. È una cosa che ancora oggi si può fare, che funziona ovviamente benissimo. Le reflex hanno il vantaggio in realtà di avere l'indicatore di messa a fuoco in basso a sinistra nel mirino, per cui semplicemente, anche se non vedi quello che stai facendo, semplicemente o usi il live view e va bene, risolvi tutti i problemi, ma se con una reflex senza il live view in realtà il puntino di riferimento è piuttosto preciso, e nel momento in cui si illumina il pallino della messa a fuoco puoi stare tranquillo che il fuoco c'è ed è buono. Il procedimento del fare la messa a fuoco nel visibile per poi tornare, per poi montare il filtro e andare a scattare è probabilmente più sicuro e più certo, però diventa anche molto laborioso.
il cavalletto, montare la macchina, insomma, io in genere sono più battagliero quando faccio queste cose, esco macchina a mano e vado a scattare macchina a mano. Tendenzialmente le vecchie ottiche, proprio per un diverso sistema di costruzione, per il fatto che usavano materiali, se vogliamo, meno raffinati, più grezzi, hanno una curva qualitativa più costante, per cui sono più affidabili in questo senso. Facilmente il 20 mm 3,5 manuale che ho io, che è un'ottima ottica nel visibile, lo rimane anche nell'infrarosso. Io ho anche un orribile 43-86 della Nikon, che è lo zoom più brutto della storia. È quello che ha rovinato la reputazione degli zoom, perché era di una qualità talmente infima che da lì, appunto, poi si è detto gli zoom sono lenti pessime. No, non è vero, quello in particolare è una lente orribile, già nel visibile, con aloni, flare, riflessi, qualsiasi cosa, e questi difetti se li porta dietro anche nell'infrarosso. Il 16-85 che uso io funziona molto bene, devo dire che io ho avuto risultati ottimi nell'infrarosso. Ogni tanto capita questo e c'è niente da fare, te la metti via. Puoi fare quello che vuoi, puoi scattare, spostarti, tanto ti viene fuori. Aspetti che il sole si sposti e riprovi. Non c'è assolutamente nulla da fare. Io non ho avuto né la pazienza né la voglia di mettermi lì e guardare tutte le foto che ho tirato fuori con i vari difetti, a che ora sono state scattate, com'era la posizione del sole. No. Vado, provo, se viene bene, e se no tornerò e la rifaccio. Questo stesso difetto, in realtà, c'era anche nella foto che vi ho fatto vedere prima del Duomo di Milano. È stata pesantemente post-prodotta e corretta, e andando a tirare via, io qua l'ho accentuato molto per farvelo vedere, in realtà il difetto non è così presente, comunque è assolutamente presente, visibile, e va corretto, va pulito in post-produzione. In parte si riesce a rimediare lavorando sui livelli di luminosità, sulle alte luci, sulle basse luci, sulle ombre, però ad esempio per la foto del Duomo di Milano io ho dovuto sostituire il cielo, proprio cambiato, sono andato a scontornare, a pulire tutta la parte che era stata contaminata e l'ho dovuto sostituire. Mi è successa anche una cosa piuttosto curiosa, perché stampando una stampa a 3 dell'immagine era perfetta, pulita e non aveva difetto di alcun tipo. Nel momento in cui l'ho portata in A2, l'ho lavorata proprio in digitale, andando a fare un blow up per portarla in A2, a monitor non vedevo difetto, in stampa è venuto fuori questo difetto. Io sono andato a correggere un difetto a monitor che non vedevo, non c'era. A monitor era invisibile, eppure in stampa veniva fuori. Per cui, boh, punti interrogativi. Questo direi che è chiaramente un difetto della lente, e quello che me lo fa pensare è proprio la forma circolare, per cui è luce che rimbalza e riflette all'interno delle lenti in qualche modo, e che va a sporcare l'immagine. Ci sono delle lenti che lo fanno a certe ore del giorno e non ad altre ore, lo fanno con certi angoli della luce e non con altri, e da una lente all'altra cambiano le ore e cambiano gli angoli, nel senso che questa scattata col 16-85, se avessi usato il 10-20 di Sigma, che è un'ottica che ogni tanto uso, forse non lo avrei avuto, mentre è un difetto che tendenzialmente è più evidente sul 10-20. L'hotspot, questo tipo di difetto viene fuori molto di più sui grandangoli, mentre l'aberrazione cromatica è un difetto che tende a venire fuori più spesso sui teleobiettivi. Queste che avete visto sono state scattate tutte a 16 mm, in realtà già tirandolo a 20-24 mm si presenta con frequenza molto minore questo tipo di problema. Ma il 50 mm, ad esempio, io di Nikon ho sia il 51.4 che il 51.8, che sono due ottiche praticamente uguali. In realtà c'è una leggera differenza nello schema ottico dei due obiettivi, per cui il 51.4 fa schifo, il 51.8 è un'ottica favolosa per l'infrarosso. Perché? Boh. Semplicemente lo schema ottico che è diverso e la luce rimbalza e si muove in maniera diversa all'interno dell'obiettivo. Io lavoro con sensori di X, non ho ancora convertito una full frame, però il 16 mi dà una buona apertura, insomma equivale a un 24 in 35 mm, per cui è una buona apertura
mentre il 10-20 Sigma è veramente un po' troppo aperto e si porta dentro un po' troppo questo difetto. È molto difficile ottenere un qualcosa di valido con grandangoli così spinti e così esagerati. Quindi errori che possiamo eliminare in post-produzione con interventi più o meno pesanti. La post, a mio modo di vedere, è un aspetto fondamentale di questo tipo di fotografia, anche perché se no ci si limita a questo. Bello bello, ne scatto 10, ne scatto 20, poi mi sono rotto, perché è sempre la stessa cosa. Sono alberi bianchi, cieli con le nuvole contrastate, acque nere, basta. Diventa una cosa abbastanza ripetitiva e noiosa. Queste sono cose che già abbiamo visto prima, sono gli straight out of the camera. Questo è quello che vi dicevo sull'inversione dei canali, cioè cosa succede? Questa è esattamente la stessa immagine. Questa, se vogliamo, è molto vicino a quello che esce dalla macchina fotografica, per cui con queste dominanti rosse, proprio perché andando il filtro a tagliare vicino alle ultime frequenze del rosso, viene contaminato, l'immagine viene contaminata più dal rosso che non dalle altre componenti ed esce con queste dominanti. In post-produzione l'inversione dei canali è del rosso e del blu, per cui vado proprio a scambiare, a portare la componente rossa del canale del blu al 100% e ad azzerare il blu e a fare il contrario sul canale del rosso, porta a questa inversione dei colori, per cui i cieli ghiaccio, i cieli se vogliamo più naturali come aspetto, più reali, però straight out of the camera è abbastanza limitante. Trovo decisamente più interessante andare a lavorare in post-produzione e anche con interventi abbastanza pesanti, perché al di là della visione onirica dell'infrarosso, quello che poi a me ha affascinato è proprio questa resa del dettaglio così forte e così incisa. Cosa vede effettivamente la macchina fotografica? Questo è quello che vede la macchina, questa è l'immagine che vi dicevo contaminata in rosso e questo è uno scatto in RAW esattamente come è uscito dalla macchina, con il bilanciamento del bianco fatto per il verde del prato, per cui il fatto sul verde del prato, noi tiriamo fuori un JPEG di questo tipo. Il JPEG è scattato in macchina, è già lavorato, è post prodotto. Abbiamo un bilanciamento del bianco che in questo caso viene fatto appunto su un verde, o meglio su quello che è verde ai nostri occhi, ma non certo per il sensore della macchina. E andiamo su queste tinte più ocra, i rossi vengono portati più verso il giallo, c'è tutto un ribilanciamento dei colori e se vedete effettivamente questo assomiglia molto a questo, ed è un JPEG bilanciato in macchina. Io ho scelto l'opzione del monocromatico, che trovo più interessante, proprio perché siamo in un mondo, nell'infrarosso, in cui il colore perde di significato, il colore è una nozione che non ha più senso. Noi parliamo di colore per quello che vediamo con i nostri occhi, per cui parliamo di blu perché i nostri occhi vedono 400 nanometri, sono colpiti da frequenze d'onda di 400 nanometri. Parliamo di giallo perché sono onde a 500 nanometri, ma nel momento in cui il nostro occhio non è più in grado di vedere, non ha più senso parlare di colore. Possiamo però parlare di luminosità, molto diversa dalla luminosità delle piante. Le piante nel visibile non sono luminose. Il verde delle piante è un colore che tendenzialmente è buio, è scuro. Al contrario del cielo. I cieli diurni, che sono molto luminosi, invece hanno delle risposte di luminosità molto diverse nell'infrarosso. Un'altra tecnica di post-produzione interessante è quella del falso colore. Questa è una post-produzione in falso colore, in cui quello che facciamo praticamente è di andare a prendere i rapporti delle frequenze che sono invisibili al nostro occhio, per cui vi dico numeri a caso, ma il cielo è a 1000 nanometri e gli alberi riflettono molto negli 800, se noi portiamo tutto quanto su nella scala e lo portiamo in luce visibile, mantenendo questa differenza
di questa latitudine, questo range di frequenze, di differenza fra il cielo e gli alberi, lo rendiamo visibile assegnando dei colori a diverse frequenze, semplicemente portando tutto verso l'alto. Bello, spettacolare, mi ha stufato con una velocità incredibile. Io ho scattato, ho post-prodotto 5 foto così in falso colore, perché la sensazione alla fine dei conti, cioè, abbastanza velocemente, è come quello di aver mangiato troppa cassata siciliana, bello, con dei colori incredibili e molto attraenti, ma poi ti impasta la bocca da morire. Per cui è una tecnica che ho abbastanza abbandonato, per quanto possa essere spettacolare di primo acchito. Non siamo obbligati in realtà a queste componenti di colore. Questo è una variazione di questa, usando semplicemente dei rapporti diversi, per cui abbiamo le piante viola e i cieli arancioni. Scelte, gusto. Mi piace di più così, mi piace di più nell'altro modo, preferisco mantenere solo un elemento di colore. Qui c'è massima libertà. Io continuo a preferire il monocromatico, perché il contrasto, trovo che la nozione di colore a questo punto diventi quasi una distrazione. I contrasti e le differenze di luminosità rispetto a quello che è il visibile si notano molto di più su un monocromatico, e a me personalmente piace di più, ma è assolutamente una scelta personale questa. Questi sono vari esempi, varie immagini che volevo semplicemente mostrarvi, in cui c'è l'aspetto naturale, ci sono le piante, però ad esempio il cielo di questa fotografia e quelle tre torri che si stagliano contro questo cielo così drammatico, le trovo molto molto interessanti, e molto più interessanti che non quello che è l'aspetto della vegetazione, la luminosità della vegetazione. Mi piace questa immagine perché la parte centrale rimane buia, per cui è un po' sottotono, per cui non è invasiva la presenza di questa vegetazione così luminosa e così forte, perché la maggior parte dell'immagine è il cielo, è quello che arriva da lì. Le architetture, queste sono altre foto che fanno parte della serie di Milano. Trovo che sulle architetture abbia una resa molto molto interessante. Qua il dettaglio delle finestre di Palazzo Lombardia lo trovo bellissimo, come si staglia contro questo cielo, come si perde completamente il fondo, sembrano quasi scattate su un limbo nero. E insomma, adesso scorro semplicemente per darvi un'idea di quello che è il progetto su Milano, di quello che è l'effetto sulle architetture, e scattate con varie macchine in momenti diversi, si vedono anche alcuni difetti. Qua ad esempio, in realtà qui si è andato a perdere tutto, questo è scattato con la Lumix, la compattina, è stato uno dei primi esperimenti, e lì si è andato a perdere, e lì è proprio un difetto, un problema della macchina, però credo che questo non infici il fascino, l'interesse che può avere un'immagine di questo tipo. Dicembre di 2 anni fa ho fatto un viaggio in Oman e ho avuto l'opportunità di sperimentare l'infrarosso in condizioni di luce molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi qua. Era inverno, l'aria era incredibilmente asciutta e secca, nitidissima. E vedete qui quanto è nero questo cielo. Neri così profondi non li ho sperimentati da nessun'altra parte. Il dettaglio incredibile che viene fuori dalle decorazioni delle moschee. Amo molto questa fotografia. Questo è il molo del porto di Muscat, scattata in pieno giorno. E mi piace molto come questo cielo nerissimo, questo mare nerissimo in cui si percepiscono appena appena le onde, e questa linea bianca che taglia, che divide questi due neri, va proprio in una direzione in realtà minimalista della ricerca fotografica, che al di là dell'infrarosso fa parte di quel
che è la mia ricerca, il mio lavoro, insomma, quello che io amo molto fare. Il deserto. Deserto, a destra potete vedere un tramonto e chiaramente essendo il sole più basso sull'atmosfera e passando attraverso uno strato più ampio, più spesso di atmosfera, le frequenze, le lunghezze d'onda vengono allungate, quindi vanno più verso il rosso e per questo motivo di là abbiamo questa macchia chiara, perché lì c'è radiazione infrarossa che sta entrando, che arriva. Si vedono appena appena di là delle nuvolette, ecco, queste sono le due uniche nuvole che ho trovato in Oman durante quel viaggio e molto fortunato ad averle fotografate. Questi arabi che scalano la duna, anche qui pieno giorno, e il nero di questo cielo io lo trovo meraviglioso. È bellissimo come le tracce sulla sabbia vengono fuori, quanto si leggano di più. Mi spiace non avere, perché la stessa foto ce l'ho anche nel visibile e non ho pensato a portarvela come raffronto per farvi vedere quanto è diversa la sabbia, ma in realtà non mi piace quella foto, per cui va bene anche che non la vediate. Sempre i cieli, questi dettagli, la roccia, la materia viene fuori tantissimo, si sente la materia della roccia. Valorizza moltissimo il dettaglio, la fotografia infrarosso. Questo è Sri Lanka, fa parte dell'infrarosso che ho scattato in Sri Lanka l'anno scorso. Ecco, quale elemento naturale mi piace? Mi piace, ma perché fa parte, se vogliamo, di un racconto, perché non è fine a se stesso, perché l'idea di questa porta, l'idea di quello che c'è dietro, l'idea di questo giardino, vogliamo chiamarlo dell'Eden, poi in realtà là in fondo si vede una stupa buddista, la trovo molto evocativa come immagine e la vegetazione, gli alberi fanno parte di un mondo che sta dietro al muro, per cui ha un senso, non è il boschetto fotografato all'infrarosso come appunto abbiamo visto, ce ne sono mille facendo una ricerca immagini su Google. E così questa che già avevate visto prima, di cui amo molto questo albero che sembra una fiamma quasi, ha questa forma e mi piace molto proprio il contrasto fra l'unico albero nero e tutte le altre piante bianche che lo circondano. Dunque, in Oman ho scattato 500 e spiccioli foto all'infrarosso. Quello che ho tirato fuori ve l'ho presentato stasera, due foto, basta. Proprio per questo motivo, troppa vegetazione, troppi alberi, troppo già visto e anche condizioni climatiche più umide, per cui i cieli erano sempre lattiginosi, nell'infrarosso proprio, perché questa foschia negli altri strati, queste nuvole fini negli altri strati non permettevano di avere i cieli neri e densi, che invece sono una delle cose che a me piace e che amo molto dell'infrarosso. Post produzione, o per il bianco e nero o per il falso colore, moltissimo lavoro localizzato, per cui andare a lavorare sui singoli elementi, andare a ridurre il rumore dove è necessario, che si presenta in maniera amplificata nelle zone d'ombra rispetto alla luce visibile, e benché il sensore abbia una tolleranza più alta, nel senso che se il rumore comincia ad entrare visibile a ISO 1000 nel visibile, appunto per la fotografia visibile, la stessa macchina convertita all'infrarosso verosimilmente vi dà una tolleranza maggiore, ma nel momento in cui entra il rumore è molto più forte e molto più presente che non per la luce visibile. Correzioni locali per andare a tirare fuori i contrasti, a bilanciare in maniera giusta e corretta le luminosità. Queste, allora, tendenzialmente sono fra ISO 200 e 400, tempi che vanno dal 160esimo al 250esimo di secondo e un diaframma che è fra 8 e 11, tendenzialmente io lavoro fra 8 e 11. Sono tempi piuttosto veloci, la macchina defiltrata risponde molto molto bene e anzi direi che diventa più sensibile di quello che è normalmente per la fotografia nella luce visibile.
Non ho mai fatto un conto esatto e preciso, ma secondo me si guadagna almeno uno stop di velocità. Ultimamente ho iniziato a sperimentare con il ritratto all'infrarosso. Il ritratto ha delle caratteristiche molto interessanti. Questo è uno dei primi ritratti che ho fatto e al di là di ricercare sempre questa, se vogliamo, assenza, perché lo sguardo dei soggetti va oltre la macchina, e proprio il cercare di non far guardare l'obiettivo, ma di guardare oltre, per cui per quanto tu ti allontani da questa foto non riesci mai a guardarla negli occhi, non incroci mai il suo sguardo. Ma al di là della costruzione dell'immagine in sé, la cosa interessante del ritratto all'infrarosso è l'assoluta pulizia dei lineamenti e del viso. L'infrarosso cancella qualsiasi tipo di difetto della pelle, perché la luce infrarossa non riflette sul primo strato dell'epidermide, entra in profondità, va sotto di un millimetro e mezzo, riflette a livello cellulare e fisicamente esce dal viso. Per cui è proprio questo senso di luce che viene dall'interno ed è quello che realmente accade, è quello che succede veramente. Tutte queste foto sono state scattate utilizzando solamente una candela come fonte di illuminazione, che è il moccolino dell'IKEA che lei sta tenendo in mano. Perché? Perché la candela è vero che ha una bassissima emissione nella luce visibile, emette pochissimo, ma emette molto nella luce infrarossa. Ovviamente è invisibile per noi, ma questa è la resa che macchina, e con una candela qui io stavo scattando a un centesimo di secondo, 5-6 a ISO 1000, mal contato, che non è una cosa, cioè nel visibile bisognerebbe usare delle sensibilità molto molto più elevate. Gli occhi vengono fuori in un modo incredibile, da tirare fuori e da post produrre in realtà, perché semplicemente questo è il tipo di illuminazione che io usavo. Usando una candela dal basso erano tendenzialmente, perdevano un po' di luminosità che io andavo a recuperare dopo, ma il dettaglio c'è tutto e si riesce a recuperare lavorando ovviamente in RAW. Il JPEG non permette interventi di questo tipo. Questo semplicemente vi mostro una carrellata sui visi e sui, dove vedete come torna questa pulizia dei lineamenti, questa morbidezza della pelle, sembra quasi marmo, sembrano sempre quasi una candela. Lui qui ha in mano due candele, lui qui ha una candela che sta tenendo in mano, anche questo è sempre una candela. Sì, anche gli occhi scuri hanno questo tipo di resa e di effetto, vengono tutti con gli occhi chiari. Dunque, lui, che è un caro amico, ha gli occhi nerissimi, eppure qua vengono fuori, sembra che abbia gli occhi azzurri. Questo è un accendino, questa è la luce di un accendino, ma una delle cose più divertenti in realtà è l'ultima della serie, che è questa foto, dove il taglio di luce che lui ha in faccia è dato dalla sigaretta. Lui è illuminato dalla luce della sigaretta. Sta tirando una boccata e c'è questa emissione nell'infrarosso fortissima che gli dà questo taglio di luce nettissimo in faccia. Una sigaretta. In realtà io ho spento tutto, ho lavorato al buio. Oddio, qua eravamo in esterni a dire il vero. C'erano le luci della strada, ma sono lampioni a LED. Il LED non emette nell'infrarosso, per cui non le vedevo. Non le vedevo proprio. Invisibili. I LED hanno bande di emissione molto molto stretta e determinata e non emettono nell'infrarosso. Quindi le candele sono una bellissima fonte di illuminazione. Possiamo usare lampade ad incandescenza, le vecchie lampadine, quelle che sono state messe fuori commercio. Le famose lampadine a risparmio energetico, perché sono a risparmio energetico? Perché non emettono nell'infrarosso, perché la corrente che gli butti dentro non viene sprecata per luce che i tuoi occhi non possono vedere. Assolutamente inutili per fare questo tipo di cose. Bisogna andare sulle vecchie lampade di incandescenza, sulle lampade alogene, le candele, i LED. Ci sono dei LED
ad infrarosso. Io ho comprato delle torce che sono anche abbastanza divertenti da usare, perché tu le accendi, ovviamente non vedi nulla, e poi se però hai collegato la macchina col sensore Live View vedi esattamente il bollo di luce, vedi. Il LED hanno un pro e un contro. Il pro è il fatto che si può lavorare con frequenze di luce estremamente specifiche. Io ho una torcia a 850 nanometri e quella torcia ha 40-50 nanometri di banda di emissione, vuol dire che va dagli 8,20 agli 8,70. È veramente un'emissione molto molto ridotta. Per farvi un confronto, nella luce visibile è come se io lavorassi solo con luce verde di una frequenza molto precisa, cioè con un punto di verde molto preciso, e quella è l'unica luce che io uso per illuminare la scena, o questo con qualsiasi colore possa essere. Ho un 850, ho un 940 nanometri, che però per quella che è la mia esperienza siamo troppo verso la parte bassa della scala. Quelle sono frequenze sulle quali forse si può usare, si può pensare a fare delle lunghe esposizioni, proprio perché in realtà la sensibilità del sensore si riduce molto vicino ai 1000 nanometri, e quindi i tempi di esposizione si allungano, si perdono i contrasti, si perdono tutta una serie di agevolazioni che possiamo avere in post-produzione lavorando con dei filtri che sono meno selettivi, o meglio, che tagliano meno in profondità. Ho fatto anche degli esperimenti in luce diurna per il ritratto, ma è sempre abbastanza un casino, nel senso che comunque puoi usare il cielo come fondo e allora cercare questo cielo nero e scuro, usare vegetazione, cercare di lavorare con dei fondi chiari. Io non sono mai stato un ritrattista, premetto, e anzi ho iniziato ad affrontare il ritratto proprio con la fotografia infrarosso, perché non mi è mai stato particolarmente facile o semplice interfacciarmi con il soggetto dall'altra parte della macchina. Se volete, in questo senso e da questo punto di vista, passando per un espediente tecnico, mi è stato più facile affrontare questo tipo di fotografia. Credo che riproverò a lavorare con la luce naturale, ma preferisco situazioni di luce più controllata e in cui in realtà posso usare poca luce. Io amo queste cose molto minimali, in cui meno vedi e più c'è nell'immagine, a mio modo di vedere. Abbiamo accennato ai filtri, volevo rapidamente raccontarvi qualcosa sui filtri. Torniamo al mio grafico preferito. Per cui noi stiamo lavorando in questa banda della luce, e qui la curva rossa e queste due curve gialle e blu ci dicono come risponde il sensore della macchina per i pixel rossi e per i pixel verdi e blu. A questo punto, scegliendo il filtro, noi possiamo decidere dove andare a tagliare questa curva, se a 850, a 720, e diversi filtri ci daranno diversi risultati. Queste sono le curve che rappresentano come i filtri tagliano la luce. Adesso senza starvi a mostrare tutto quello che... ma potete vedere che ci sono delle curve che vanno molto verticali ed altre che salgono più morbide e più lentamente. Questo perché ovviamente nessun filtro ha un taglio netto su una frequenza precisa, ma un filtro a 720 verosimilmente comincerà ad entrare a 700 e uscirà completamente, sarà ad assorbimento pieno a 720, a 740, è quello che è. Alcuni danno il punto medio, altri danno il punto massimo, ma esistono queste curve di ingresso per cui il filtro può essere più o meno morbido. Questo è un 720, questa è scattata con un filtro a 720, dove vedete che in realtà ci sono tanti toni di grigio, le sfumature del cielo, sulle piante, vengono fuori tanti toni di grigio. La stessa immagine scattata a 850, con un filtro a 850, vedete quanto in realtà è molto più contrastata.
quanto i cieli vadano ad affondare decisamente di più nel nero e la vegetazione risulti tutta più luminosa. Dovrei averle qui lo stesso discorso, forse su questa si vede ancora di più, questa è di nuovo un 720 e questa è un 850. Vedete come le piante sono molto più bianche, molto più luminose. Vedendole proprio fianco a fianco, la differenza è davvero notevole. Soprattutto sulla vegetazione, lasciate stare il cielo che magari era giornata più nuvolosa o meno nuvolosa, ma sulla vegetazione è molto evidente come sia dall'immagine di destra, 850 nanometri, più bianco e più nero e abbiamo molto meno toni di grigio. E la stessa cosa sull'immagine del Castello Sforzesco. Se torniamo un attimo qua, è abbastanza evidente perché se noi tagliamo a 720, cioè più o meno qua, vedete come il blu e il verde li possiamo considerare un colore solo, le due curve sono molto simili, per cui la risposta dei pixel è omologa per il blu e per il verde. Il rosso ha una risposta molto diversa. Se andiamo a 850, qua si vanno a sovrapporre le curve, per cui lavoriamo praticamente solo più con la luminosità e in post-produzione non abbiamo queste due componenti di colore, che possiamo ancora chiamare colore, sono effettivamente canali diversi, che ci permettono di tirare fuori tutta una serie di dettagli e di sfumature che di qua perdiamo già nello scatto. Esperimenti fatti e per mia scelta io preferisco stare sui filtri 720-760, più vicini alla soglia del visibile, proprio perché mentre da un'immagine come quella di sinistra io posso ottenere un risultato così, non è vero il contrario, ovviamente, non ho gli elementi per poterlo fare. Decido di lavorare più contrastato e allora lo posso anche scattare con un 850, ma onestamente non vedo nessun beneficio nel farlo. Per il falso colore, se vi dovesse piacere l'idea, vi dovesse piacere provare, per il falso colore i filtri addirittura 680, per cui 680 fa passare ancora una parte di rosso, 680 siamo ancora nel visibile, o 720 sono quelli ideali, proprio perché lasciando passare una componente di colore visibile permettono più libertà in post-produzione. Fondamentalmente uno può lavorare e giocare di più con i colori. Nell'850 ad esempio non esiste, non c'è più colore. Questo è un po' quello che vi stavo raccontando adesso, cioè se voi guardate la conversione bianco e nero, la terza colonna di un 850 rispetto a un 590 o a un 660, i contrasti sono molto più netti. Non esiste più la possibilità di fare l'inversione dei canali in 850, proprio perché i due canali si vanno a sovrapporre, non c'è più differenza fra i due canali. Il rosso e il blu che vedevamo prima nel diagramma, nel grafico, di come si vanno a sovrapporre su quelle frequenze, non c'è più niente da scambiare. E per il falso colore, vedete, su in alto, i risultati migliori si ottengono con filtri che sono più vicini alla parte visibile, proprio perché lasciano entrare questa componente di colore. La luminosità è quella dell'infrarosso, ma contaminata da una componente colore che poi ci permette molto di giocare in post-produzione e a quel punto uno va a lavorare su saturazioni, su variazioni di tonalità, può veramente campo libero e aperto alla sperimentazione. Perché tutto questo? Perché fare fotografia all'infrarosso? Mi piace molto l'idea e trovo molto affascinante l'idea del fatto di fotografare un qualcosa che effettivamente non è esattamente quello che vedo. Mi piace tutto il processo che c'è dietro nel smontare e ricostruire una macchina e rimetterla insieme. Mi piace il fatto che vado, scatto e poi torno a casa e c'è ancora tutta una parte di lavoro da fare. Io ho sempre dato grande importanza alla post-produzione e queste sono proprio due scuole, out of camera o post-produzione. Io sono per la post-produzione, secondo me la fotografia comincia con lo scatto e da lì c'è tutto quello che viene dopo. Io non faccio fototessera e non faccio reportage, per cui un ritratto lo lavoro pesantemente, un paesaggio lo lavoro, che non vuol dire stravolgerlo, ma vuol dire tirare fuori da un'immagine quello che io voglio raccontare, non quello che è realmente il luogo, quelle che sono le sensazioni e le emozioni che ha dato a me vedere quel posto. Per cui
È proprio nella post-produzione che cerco di tirare fuori gli elementi che mi sono rimasti nella testa, che è vero, ce li ho lì sul monitor del computer, ma quando ho fatto quella foto, quando ho ripensato quella foto nel momento in cui ho detto non vedo l'ora di post-produrla, e andare a ricercare queste cose. Mi piace il fatto di smontare le macchine e poi ricostruirle e fare casino, e mi piace metterci sulle mani. Si va in un certo senso un po' a recuperare quello che era il piacere della fotografia analogica, di andare in camera oscura con gli acidi e con le carte, e si ritrova un po' quel piacere che il digitale ha, ahimè, un po' ucciso. Pur essendo io un fortissimo sostenitore del digitale, proprio perché permette di post-produrre a dei livelli che erano impensabili per l'analogico, solo il fatto di poter post-produrre il colore. Quando io scattavo in pellicola non potevo fare colore, perché non potevo permettermi di andare dallo stampatore e di tenerlo impegnato una giornata, di dire no, qui lo voglio un po' più blu, qui lo voglio un po' più così, perché costava troppo, non lo potevo fare. Adesso lo posso fare. Però devo dire che tutto l'aspetto manuale e proprio fisico della fotografia, che si è un po' perso, l'ho ritrovato in questa, nella sperimentazione di infrarosso. È una cosa che è nata come una curiosità, come un divertimento, come un affetto per la mia Nikon D100 che non volevo dismettere e volevo farne qualcosa. E proprio in questo senso poi dalla sperimentazione è diventato uno studio e una ricerca, per cui ha proprio il senso del non accontentarsi più di quello che esce dalla macchina fotografica, ma voler andare oltre, cercare di tirar fuori qualcosa di più, e quindi gli esperimenti sulle architetture, e quindi il ritratto e tutto quello che insomma verrà da qui in avanti. Adesso a luglio andrò a fare dei sopralluoghi a Roma, perché il progetto fatto su Milano lo replicherò su Roma, e la tappa successiva sarà Venezia. Sono molto curioso di lavorare con queste facciate bianche, l'acqua e i cieli. Insomma, l'idea è proprio quella di avere questi edifici sospesi fra il nero dell'acqua e il nero del cielo. Cosa viene fuori? Non ne ho idea, non vedo l'ora di andare e di provare. Vi ho raccontato un po' quella che è stata la mia esperienza e il mio percorso, in maniera anche piuttosto sommaria e condensando quasi 5 anni di studio, di tentativi e esperimenti in poco più di un'ora. Spero di avervi incuriosito, divertito, e vi lascio un paio di riferimenti che mi sono dimenticato di scrivere, di preparare le slide, ma sono due siti fatti estremamente bene. Uno è lifepixel.com, sito americano su cui trovate un elenco infinito di tutorial per smontare le macchine fotografiche e convertirle. lifepixel.com. Io da lì parto, ci sono tutorial fotografici passo per passo, quello che vi dicevo prima, fatevi la griglia con i quadretti, mettete giù le viti, seguendo passo passo, lì trovate tutto. Ottima risorsa per partire. E l'altro è Colari Vision. Loro hanno uno straordinario database di lenti e di come performano nell'infrarosso, che è un ottimo punto di partenza, ma non affidabile al 100% per loro stessa missione, per quello che vi dicevo prima. Prendete la macchina, andate e provate, perché lo vedete lì, se un'ottica funziona o meno. E è anche estremamente esaustivo sui filtri. Entrambi offrono un servizio di conversione delle macchine all'infrarosso, oppure potete comprare i filtri, farveli spedire. Io di mio vi suggerisco di usare i filtri da applicare sull'ottica, perché costa meno, è più semplice e è molto più rapido. Non solo, in realtà col vantaggio che nel momento in cui ne avete bisogno, davanti all'ottica mettete un filtro che blocca l'infrarosso, identico a quello che stava davanti al sensore, e la macchina torna ad essere quello che era prima. Questo Colari permette... con la K? Come? Colari con la K? Con la K, sì. Sì, Colari con la K, scusate. E, questo permette in realtà anche, ad esempio, che uno dei prossimi esperimenti che farò, non so ancora in che termini, ma voglio provare a mischiare il visibile e infrarosso, cioè macchina sul cavalletto e a me lì, sì, dovrò usarlo, fare lo stesso scatto
con solo la componente infrarosso, rifarlo con solo la componente visibile, per cui montando il filtro che blocca l'infrarosso, e cercare di combinare la luce visibile con la luminosità dell'infrarosso. È una cosa che non si può fare senza filtro, proprio perché, per quello che dicevamo prima, dei diversi piani di messa a fuoco delle diverse frequenze luminose, l'infrarosso mette a fuoco più vicino all'ottica rispetto alla luce visibile. Le lenti non sono corrette per l'infrarosso, per cui se voi scattate defiltrato è sempre tutto fuori fuoco, perché o per il visibile o per l'infrarosso il fuoco non c'è. O è per uno o è per l'altro. Non si riescono ad avere le due immagini a fuoco, per cui sono sempre un po' fanè, molto morbide, con questa dominante rossa, rosata, anche poco interessante e brutta da vedere. Sembra le vecchie foto quando svaniscono che comincia a venire fuori il rosso. Ciò non toglie che in realtà andare a combinare le due cose e metterle insieme possa essere un esperimento comunque interessante. Credo di avervi raccontato sommariamente tutto quello che è la mia esperienza e quello che è la fotografia infrarosso. Sì. Non c'è stato vedere foto di paesaggi notturni o... No. Perché l'infrarosso, contrariamente a quanto si pensi, non è fotografia notturna, nel senso che quello che conosciamo, che generalmente viene in mente come infrarosso, è probabilmente questo o questo. Queste sono foto scattate con gli illuminatori a infrarosso, cioè esattamente il concetto della torcia che vi dicevo prima e che emette solo nell'infrarosso e non nel visibile. Le immagini sono verdi in realtà perché queste sono luci amplificate, cioè sono degli amplificatori con dei fosfori che intensificano la luce, sono visori proprio per intensificare la luce, uso militare, uso per andare a caccia, queste cose qui. Il visore infrarosso, se io devo venire a darti la caccia di notte e uso una torcia, non voglio che tu veda la luce della torcia, per cui uso una torcia infrarosso, un visore infrarosso, io vedo così, però tu non vedi la luce della torcia, per cui non mi vedi. E credo che l'uso militare nasca da quello, semplicemente nel... Come? Ma il senso era ben quello. Lo vedi subito, perché se tu guardi il sensore, cos'è una micro 4 terzi? Tu lo vedi, se davanti al sensore hai una cosa nera, gli hanno messo davanti il filtro verosimilmente 8,50. Se no vedi il sensore. La debaierizzazione non è un processo tanto semplice da fare, nel senso che per quanto si pensi che i sensori siano delicati, in realtà il silicio è estremamente duro e la debaierizzazione del filtro si fa proprio con un cacciavite andando a scrostare via dal sensore il filtro. E ci vuole un po' di pelo per farlo, insomma io non me la sentirei troppo. Guardi queste immagini, questo non è un debaierizzato, questo ultimo albero a 8,50. Non è un debaierizzato, ma è un out of camera che, come vedi, è molto molto simile invece alla conversione bianco e nero. Per cui ci sta che sia che gli abbiano messo il filtro davanti al sensore, che abbiano tagliato su frequenze molto basse, per cui alla fine è come se fosse debaierizzata. Non hai più la differenza fra i due canali colore. Ma non saprei, non credo che in realtà ci sia una differenza rispetto al visibile sulla profondità di campo. Perché i principi ottici dovrebbero essere gli stessi indipendentemente dalla lunghezza d'onda che entra e che va a colpire il sensore. Potrebbe aumentare o diminuire leggermente in funzione del fatto che sono onde più lunghe o più corte, ma secondo me non è rilevabile. Poi molta profondità di campo sì, perché comunque tendenzialmente io tutto il progetto su Milano è scattato a grande angolare, a diaframmi piuttosto spinti, 11-16. E per cui ovvio con un 20 mm a f16 è fuoco da qui alla fine del mondo, sempre e comunque. Con a maggior ragione il fatto che l'infrarosso non legge la perturbazione atmosferica, passa attraverso qualsiasi cosa, per cui non hai neanche quella diffrazione dovuta al pulviscolo atmosferico. Il dettaglio è lì inciso e quindi quel leggero senso di perdita di fuoco, che in realtà perdita di fuoco non è, ma è proprio diffrazione,
non ce l'hai con l'infrarosso, non c'è. E quindi sembra tutto più inciso e più a fuoco. Non credo, non ho mai, in realtà, non mi sono mai posto il problema. Non credo che cambi la profondità di campo rispetto a... Cambia il piano di messa a fuoco, ma non la profondità di campo. Non credo. No, controluce è assolutamente ingestibile con l'infrarosso. Impossibile. Entrano dei flare pazzeschi sempre e comunque. Anche se non hai proprio il sole diretto in macchina, ma entrano riflessi proprio perché le lenti non sono trattate per questo. Per cui... Sono estetici, cioè sono... Sì, tendenzialmente sì, sono molto invasivi, non è il bel flare delicato e morbido, no, in genere sono questi orrendi esagoni oblunghi, proprio sì, rigati, sono veramente brutti e entrano molto facilmente. Infatti tendenzialmente l'illuminazione ideale è sempre fonte di luce alle spalle. Peraltro un bel progetto seriale molto di piatta, molto, ma coerente con quello che si sta facendo. Le ore migliori per la fotografia all'infrarosso sono sicuramente le ore centrali della giornata, quelle che sono le ore pestifere per la fotografia tradizionale. Io quando esco con l'infrarosso esco fra le 11 del mattino e le 3 del pomeriggio, sole a picco, sono le ore migliori, senza ombra di dubbio. Se nuvoloso no, perché le nuvole riflettono molto, per cui viene tutto molto bianco, tutto slavato, assomigliano molto in realtà alle foto fatte nelle giornate nuvole quando c'è questa luce piatta, tutta uniforme, tutta uguale, non ci sono contrasti, questi cieli insignificanti, poco interessanti. Sono belli, cioè belle le nuvole, come quella foto che avevo fatto vedere del paese con le nuvole dietro, così imperiose, importanti, però quello certo non è un cielo nuvoloso, non è overcast, non è la... In le volte che mi è capitato, no, l'infrarosso con condizioni meteo che non siano più che serene e limpide è poco interessante. Che è poi una delle ragioni per cui in Sri Lanka, da Sri Lanka ho portato fuori a casa due scatti su 500, perché comunque la stagione c'era sempre un po' di umidità nell'aria, ad alto strato, e quindi sempre questa velatura e questi cieli sporcati, per cui si perde il contrasto con quello che può essere, beh, poi Sri Lanka ovviamente la vegetazione è l'elemento principale, fondamentale, e però non c'era l'aria secca asciutta che ho trovato in Oman, in cui questi cieli nerissimi erano pazzeschi, meravigliosi. Lì, se volete, è stato un po' il punto d'arrivo del progetto della sperimentazione di infrarosso sull'architettura, proprio perché non c'è niente, cioè sono veramente, non sono cattedrali nel deserto, sono moschee nel deserto, ma il concetto è esattamente quello: in mezzo al nulla tu hai la sabbia, il cielo e delle architetture così belle, pulite, così eleganti, che secondo me sposano molto bene questa tecnica, si prestano molto bene. E gli astri? Un'ultima cosa, perché in realtà... Molto interessante, ho fatto delle foto nel deserto, nel cielo notturno, e molto interessante perché, con lunghe esposizioni ovviamente, però si vedono le nebulose, cioè sono proprio aloni rossi e blu in queste foto che sono assolutamente pazzeschi, che nel visibile non vedi. Io le stellate notturne le ho fatte sia nel visibile che nell'infrarosso, e nell'infrarosso defiltrato, nel senso che senza filtro sulla macchina. In questo caso ho lavorato defiltrato, per cui visibile più infrarosso insieme. Perdi la nitidezza, sì. Full spectrum, da 300 a 1100, tutto quello che c'è, prendi tutto e perdi un po' di nitidezza, per cui il punto luminoso della stella non è più così inciso e così bello come può essere in una foto scattata solo nel visibile, però vengono fuori questi aloni rosati, blu, che vedi e non vedi, che sono pazzeschi, sono bellissimi. Il problema di quelle foto è che poi stampate si sgonfiano, non dicono niente, assolutamente niente. Sono foto da vedere a monitor e credo che il motivo stia nel fatto che le stelle sono
fonte di emissione luminosa. Quando noi le guardiamo sulla carta riflettono luce, non la emettono. Mentre guardarle a monitor emettono luce. E quelle foto stampate non dicono niente, perdono completamente. A proposito di soggettività della percezione, sulla mano chi sente? Questi sono 9.000 Hz. 11.000? Sì. Sì. 13.000? No. Cominciamo i vecchi a lasciarli fuori. 14.000? No, dai, ci state prendendo in giro, non è vero, no. Sentite. Non è vero. C'è adesso o no? Dai, allora fischiate. Fischiate questa frequenza, se è vero che la sentite. Alcuni ragazzini lo usano come suoneria, che il prof non lo sente. Mi immagino delle porzioni di servizi matrimonialistici, di ritratto, di reportage aziendali. Si trovano foto di reportage vero e proprio. Cioè penso che al di là dei cieli, del bianco, del prato, il giochino stia nel prendere in mano e sperimentare. Io credo che esista una possibilità, una nicchia. Anche le foto che vi ho fatto vedere delle automobili prima, cioè, secondo me sono belle. Mi erano state chieste, un concessionario Mercedes mi dice: ma le voglio da esporre nell'autosalone, voglio arredare l'autosalone con queste foto. Benissimo, scambiamoci contatti. Più sentiti? No, ovviamente. Però adesso sto esponendo al Photo Festival 6 foto del progetto su Milano. Una gallerista romana l'ha visto e mi ha chiesto di replicarlo su Roma, per cui adesso fra luglio e settembre parto e vado a Roma a replicare il progetto. Sto cercando di capire con un gallerista come portare avanti tutta la parte di ritrattistica, che ovviamente è più difficile perché quella è fotografia su commissione, nel senso credo che nessuno di voi comprerebbe una foto dei miei amici per mettersela in casa. Però magari un ritratto fatto all'infrarosso così può essere una cosa intrigante, cioè per quanto belli siano i ritratti e belli siano i miei amici, però capisco che non ci sia interesse. È da provare. Credo che il progetto sull'architettura funzioni bene, nel senso che Milano a Milano è un progetto che funziona. Piace, interessa, ho venduto delle foto e quello funziona. Altre cose, ma sì, trovo che alcune delle cose fatte in Oman, ad esempio quella del molo che vi dicevo che io amo molto, questo molo bianco, sono quelle cose talmente grafiche e minimaliste che chi se ne frega se è Oman o che cos'è, è veramente solo, per cui può piacere una cosa così, piuttosto quella che è in Sri Lanka con il muro e l'albero dietro. Sono immagini che, se vogliamo, sono un po' più evocative e metafisiche, non necessariamente legate a una realtà contestuale. Anzi, proprio questo portarle nel mondo dell'infrarosso forse gli dà quel qualcosa in più per staccarsi dalla realtà e renderle forse più commerciali e commerciabili. Può darsi. È poco, nel senso che è tanto che ci studio, che ci lavoro, ma è poco che ho iniziato a proporlo. È neanche un anno. Vediamo cosa succede. Un'ultima indicazione, un ultimo riferimento, che è raffaelecanepa.com, dove al di là dei miei lavori all'infrarosso ho anche scritto tutta una parte tecnica che entra anche più nel dettaglio di certe cose tecniche e quelle che abbiamo visto questa sera. Se vi interessa, mi fa piacere se avete modo di andare a vedere. Grazie. Sì.